Muscle Up, cosa mi ha permesso di arrivare a 26 kg di un RM? O meglio ancora, perché alleno le trazioni modello Muscle Up al petto con 20 kg quando ho 26 kg di Muscle Up? Benissimo, partiamo col dire che il Muscle Up è un esercizio di tirata verticale. Lo categorizziamo come tirata perché la parte di spinta è veramente minima. Richiede una buona forza, soprattutto esplosiva, e velocità in partenza. Che cosa deve fare un principiante? Iniziamo da questo. Per quanto riguarda la mia esperienza, un principiante avrà bisogno di martellare bene sulle trazioni, dando focus principalmente a due cose: la qualità del gesto e farne un buon numero fatte bene. Non ha senso allenare il muscle up troppo presto, con 30 elastici, non si riuscirà a sviluppare quella che è la forza in partenza, la forza di tirata, neanche la tecnica inizialmente, perché non sappiamo attivarci. Quindi non ha senso provare a fare muscle up quando avete 3, 4, 5 trazioni. E perché parlo di questo? Ricolleghiamoci un po' al tema principale. Perché alleno le trazioni modello muscle up con un peso inferiore del mio carico in RM? Dobbiamo introdurre il concetto di margine di lavoro. Immaginiamo che io debba viaggiare per 4 settimane e abbia semplicemente 500 euro. Se al primo giorno di viaggio vado a cenare e spendo 200 euro di cena, capite che non avrò tanto margine per proseguire quelle 4 settimane. Esempio stupido, ma nel muscle up è la stessa cosa. Le 4-5 settimane sono quelle che dovrò andare ad affrontare in scheda, e i 500 euro sono il nostro volume totale, il lavoro che effettivamente possiamo spendere. Questo concetto nel muscle up è estremamente più importante rispetto magari che una trazione o un dip, proprio perché è un esercizio di forza esplosiva. Per mantenere una buona tecnica, una buona velocità, non potrò stancarmi troppo, non posso farci troppo volume. Sarà importante appunto dosare bene il tutto mantenendo margine. Mi ricordo quando all'inizio non sapevo proprio che cosa fosse il muscle up, pensavo che semplicemente bastasse andare sopra la sbarra, perché vedevo magari tanti miei amici che lo sapevano fare, quindi cercavo di imitarli provando a portarmi in ogni modo sopra la sbarra. Per fortuna a me non è successo, ma questo solitamente crea dei vizi abbastanza importanti, come il keep, la salita simmetrica, e tutti questi vizi sono veramente difficili da togliere. Quindi è importante partire da subito con un'ottima qualità per non sviluppare questi schemi motori errati. Poi veramente sono difficili da togliere, perché la volontà di salire prevale dalla volontà di fare bene l'esercizio. E ripeto, per fortuna per me non è stato così, perché tra virgolette l'ho imparato abbastanza in fretta, è un esercizio che sento abbastanza mio, ma ho visto veramente decine e decine di ragazzi bloccarsi in quel punto perché all'inizio avevano anticipato troppo i tempi. Ed è per questo che fornisco istruzioni precise a chi si affida a me, perché anch'io in passato avevo la voglia semplicemente di salire sopra questa sbarra, ma poi ho lavorato per arrivare effettivamente a fare questi 26 kg di muscle up con una tecnica molto pulita. So quanto lavoro c'è dietro, so cosa devo concentrarmi, so quali sono le sensazioni da ricercare, e quindi cerco di martellare i miei allievi sotto questo aspetto. Anche perché per me il muscle up devo dire che è stato abbastanza semplice, ma per tantissimi ragazzi è veramente uno scoglio insormontabile. Mi ricordo per esempio Paolo, un mio allievo con cui veramente stiamo combattendo con le unghie e con i denti per arrivare effettivamente a fare un muscle up molto molto bello. In realtà ci siamo riusciti, adesso gestisce muscle up anche durante i bar set e su più ripetizioni, però all'inizio è stato veramente veramente complicato mettersi lì e riuscire a far capire a Paolo che cosa dovesse ricercare, perché purtroppo ragazzi non per tutti è un gesto super intuitivo, anzi per la maggior parte dei ragazzi è un gesto difficile da apprendere a livello motorio. E negli anni, Paolo è un ragazzo che seguo da oltre 3 anni, ci siamo messi lì e piano piano, video dopo video, tutti i giorni siamo andati a limare, ci siamo anche visti dal vivo per poterlo fare al meglio. Capiamo ora insieme cosa fare se il tuo muscle up assomiglia a questo qui che state vedendo, oppure magari se in stallo i tuoi chili non salgono da mesi. Anch'io in realtà, nonostante comunque il muscle up mi sia sempre venuto tra virgolette semplice, ho avuto i miei periodi di forte stallo. Infatti in gara, quando ho tirato su quei 26 kg, è stata una emozione pazzesca. Io pensavo di arrivare a fare massimo 22,5 kg. Il primo consiglio che posso darvi è assolutamente quello di farvi seguire, ragazzi. È un consiglio scontato, ormai lo sentite dire spesso, però è veramente troppo importante. Ancora nel 2023 ci sono tantissimi ragazzi che non sono mai stati seguiti, non hanno neanche mai preso in considerazione di farlo, e questa è una cosa veramente assurda, perché questi ragazzi non hanno capito i reali benefici che può portare un servizio di coaching online. Non pensiate che sia semplicemente quel 10% in più, può farvi ottenere dei miglioramenti che neanche pensate, in un tempo assolutamente più rapido. Nonostante voi magari abbiate anche le competenze tecniche per potervi seguire da soli, da autodidatta entrano in gioco tutti dei processi psicologici
psicologici che non ci portano a essere oggettivi e critici con noi stessi. E siamo anche un po' troppo permissivi. Andiamo ad inserire esercizi che ci piacciono e non esercizi magari che sarebbero funzionali per il nostro singolo caso. E in più, ovviamente, altri errori che si fanno. E soprattutto, ragazzi, non pensate di avere tutte le competenze necessarie se non vi siete mai fatti seguire da un coach competente. Nella mia personalissima opinione, ho imparato veramente l'85% delle cose dal farmi seguire. All'inizio anch'io credevo, sì, vabbè, sono bravo, riesco ad allenare i miei amici, eccetera, eccetera, e invece non sapevo nulla. E anche riferito a questo mi collego al secondo aspetto, ovvero lavorare in modo tecnico. Per fare ciò ovviamente dovete avere esperienza, dovete conoscere la tecnica dell'esercizio e delle varianti anche, i vari errori da non fare e come andare effettivamente a risolvere questi errori che fate. Non è per nulla banale. Questo tipo di lavoro è stato testato e certificato sia su di me che su centinaia di persone. Questo è il lavoro che ha pagato sia nel mio caso, ma anche in decine e decine di miei allievi. Terzo consiglio che posso darvi, che ha fatto migliorare sia me che appunto decine e decine di miei allievi, è di non allenare muscle up tutti i giorni. Come abbiamo detto prima, un esercizio esplosivo, un esercizio che richiede di essere freschi. Quindi per esempio io solitamente lo vado ad inserire nel giorno 1, dove magari arriviamo da 1-2 giorni di rest, e poi in un altro giorno in cui arriviamo magari da un giorno in cui abbiamo riposato, in modo tale da essere belli dinamici e belli esplosivi in partenza. Un'altra cosa, ragazzi, non potete incrementare sempre l'intensità. Che cosa vuol dire? Che se in una scheda lavoro con delle trazioni al petto, modello muscle up con 15 kg, non potrò incrementare di 2 kg e mezzo o 5 kg ogni settimana o anche nelle schede nei mesi, ma posso fare un lavoro di questo tipo, quindi vado a fare singole magari pesanti con recupero lungo e piano piano cerco di ridurre i tempi di recupero su queste singole, magari andando a fare più singole durante lo stesso set con quella intensità, in modo tale da rendere quell'intensità molto più facile, molto più gestibile, sempre rimanendo belli veloci, belli esplosivi in partenza, e successivamente quando avrò interiorizzato questa intensità mi verrà facile su più ripetizioni, potrò effettivamente andare ad incrementare il carico e ripetere questo giro. Come abbiamo visto da questo video, si possono fare veramente tante cose. Il muscle up su tutti è un esercizio in cui bisogna progredire lentamente per consolidare appunto tutte le diverse intensità, ed essendo un esercizio con un ROM ampissimo, con appunto un movimento molto ampio, deve essere veramente curato nel minimo dettaglio, non basta semplicemente andare su. Ed è per questo, ragazzi, che ho creato Street Lifter Pro. In questi ultimi anni ho capito quali sono le esigenze di un atleta agonista che aspira appunto a gareggiare nello street lifting, e questo percorso mira proprio a farvi raggiungere il vostro massimo potenziale solo in 90 giorni. Basta sentirsi insicuri, basta dire non sono all'altezza per andare a gareggiare. Questo percorso è stato creato proprio per permetterti di andare a raggiungere il tuo sogno. Non sarà semplicemente un servizio di coaching online dove sarai seguito dal punto di vista dell'allenamento, ma andremo a seguirti a 360 gradi. Non ci credi? In descrizione trovi il link per più informazioni e per richiedere la chiamata conoscitiva. Lavoro veramente con un numero limitato di atleti, quindi mettiti in gioco. Grazie a tutti, ragazzi, per aver visto questo video. Lasciate un mi piace per farmi sapere che vi è stato utile e un commento se non avete capito qualcosa, se avete appunto qualche dubbio anche in relazione ai vostri allenamenti. E noi ci vediamo nel prossimo video, raga. Bella.